Si chiama Luna Diamante la struttura presentata nell'aula consiliare del comune di Cava dei Tirreni, voluta dal piano di zona ambito S2 in collaborazione con la cooperativa La Città della Luna. Accogliere chi è vittima di violenza e i loro figli è l'obiettivo, la speranza naturalmente è che gli spazi della struttura restino sempre vuoti. La Casa della Donna nasce per volontà delle associazioni e dei centri antiviolenza di Cava dei Tirreni e della Costa d'Amalfi che da anni sono impegnate nel combattere la violenza sulle donne. È una struttura protetta che segue la realizzazione di due centri antiviolenza già presenti a Cava ed in Costiera Amalfitana. Il piano di zona S2 è impegnato sul fronte della violenza di genere con altri due progetti, Io e Tu, per sostenere economicamente i figli delle vittime di femminicidio e Svolte per superare la violenza con orientamento, lavoro, tirocini ed esperienze formative. È un tassello che chiude il cerchio del pronto intervento nei confronti della violenza contro le donne. Avevamo una buona struttura per quanto concerneva la presa in carico della donna vittima di violenza grazie all'istituzione del CAV, del Centro Antiviolenza Cava Amalfi, con Frida e con il Centro di Minori. Abbiamo anche molti centri ascolto sul territorio, quindi la rete era già istituita. Necessitavamo adesso di un ulteriore passaggio che era l'istituzione e la creazione di una casa di accoglienza protetta per le donne. Oggi c'è, quindi siamo contenti di questo, siamo contenti di aver raggiunto questo risultato grazie anche alla cooperativa che l'ha realizzato sul territorio cavese. Si chiude un altro elemento, abbiamo raggiunto degli ottimi risultati anche col progetto Svolte, che consentiva il perseguimento dell'indipendenza economica delle donne e la formazione. Credo che la strada sia quella giusta, anche se dico sempre che la vera vittoria ci sarà quando non avremo più bisogno di queste strutture.